Ciao Fulmini, oggi sono qui con Emanuele per parlare di omosessualità e transessualità. Sono Emanuele, sono un ragazzo trans, gay, di 19 anni e sto in transizione da più o meno 4 mesi. Colgo l'occasione per ricordare che identità di genere e orientamento sessuale sono due cose completamente differenti, quindi lui può essere benissimo gay, io sono etero Grazie. e non c'è nessun problema in tutto ciò perché non c'entra nulla. Quando hai capito il tuo orientamento sessuale? L'orientamento sessuale diciamo che l'ho sempre saputo. Non mi sono mai fatto domande su questo perché, appunto, non sapendo della disforia fin da piccolo, davo per scontato che comunque alle ragazze piacessero i ragazzi, quindi non mi facevo domande su questo. E poi quando hai capito della tua identità di E genere? quando ho capito di avere la disforia, comunque, non ho avuto problemi da quel punto di vista, cioè ho avuto problemi ad accettare la disforia, ma non la sessualità, insomma. No, Quindi non hai avuto crisi della serie? no. Niente. Niente. Mentre con i tuoi genitori hai avuto problemi? No, cioè da questo punto di vista no, ma neanche da quello della transessualità, solo che diciamo il coming out come trans è stato, diciamo, è stato l'unico coming out, perché comunque quello della sessualità è passato un po' in secondo piano dopo quello, perché era la cosa principale comunque. Quindi l'hai preso un po' per scontato a casa. Sì, cioè loro hanno iniziato a dare per scontato all'inizio che mi piacessero le ragazze, mi chiedevano spesso all'inizio se mi piacessero le ragazze, così, e io no, in realtà no. Però vabbè, poi spiegandolo meglio penso che abbiano capito ormai che comunque non è così. Hai avuto problemi con i ragazzi, soprattutto da pretti? Magari pensavi non voglio stare con un ragazzo adesso perché magari mi considero una ragazza. No, ma in realtà la mia vita amorosa è un po' strana, perché diciamo che sono stato con un ragazzo 4 anni più o meno, ma quando ancora non sapevo della disforia e tutto, quindi Lui come è etero, ragazza. sì. Sì, lui è etero. E lui è stato tra l'altro la prima persona a cui l'ho detto, l'ha presa bene, comunque ci siamo lasciati, però non è stata una cosa tragica. Poi, cioè, ho avuto solo altri due ragazzi e con i quali stavo comunque come ragazzo, quindi che sto attualmente, quindi il mio ex con il quale stavo quando avevo già iniziato la terapia e tutto, quindi non ho più dovuto affrontare in questi termini situazioni sgradevoli da quel punto di vista, perché comunque mi vedevano tutte e due come un ragazzo. Dato che penso che molti faranno questa domanda anche tra i commenti, penso Ecco. comunque sarà una domanda molto richiesta. Come fai con i rapporti? Usi Pager? Non te lo dico. No, non è vero. Allora, il packer no, cioè mi piacerebbe, però non ce l'ho e purtroppo costa. Per ora no, diciamo che non uso parti femminili. Mi Ok. limito a dire questo e non addentriamoci nei dettagli, però non uso parti femminili perché comunque mi causano troppa disforia e non ce la farei. Ti Beati quelli che ci riescono, però no. hanno mai chiesto di utilizzarli? Perché No, no, per fortuna no. Ma proprio vaffanculo, insomma. conosco ragazzi gay che Sì, comunque lo usano so. e Beati sta. loro, infatti, però no, cioè io non ce la farei, almeno per adesso non penso proprio. Quindi no, assolutamente no. E se me lo chiedessero, no, categorico. Pensi di fare una faloplastica, una metatoplastica Per futura? adesso penso alla falloplastica, però dato che stanno un po' indietro dal punto di vista proprio tecnico, non lo so. Cioè, intanto aspetto, comunque devo fare tutte le operazioni ancora, non ho iniziato, quindi aspetto un po' che si evolva la situazione dal punto di vista medico, poi vedremo, sceglierò più in là. Comunque per adesso sì, abbastanza fissato con la falloplastica. Altra domanda, quando sei stato seguito comunque a Firenze, hai avuto problemi con lo psicologo, con l'orientamento sessuale? Perché magari alcuni No, sono no, sono molto. stato molto meno sfigato degli psicologi. No, ma sono stati tutti
carini, insomma, gli psicologi competenti comunque. Non c'era nessuno che ho colto impreparato, anche se magari a volte si interscambiavano tra specializzandi, perché comunque lì c'è anche un'università. Magari pensavo di beccare, ecco, mi becco quello più ignaro, invece no, cioè, tutti molto preparati, che comunque mi hanno saputo seguire e mi hanno anche fatto accorciare parecchio tempi a volte, quindi bene così. Buono. Allora, lui voleva fare una scatander, quindi se avete delle domande rivolte a lui o a noi due insieme in generale, potete farcele e tenteremo di rispondere in un futuro video. Quindi scrivete con l'hashtag Askatander qui tra i commenti oppure su altri social, quello che volete. Spero che questo video sia stato utile, volevo portare da moltissimo tempo una persona sia transessuale che omosessuale, perché comunque non siamo tutti etero. E appena mi ha conosciuto ha sfruttato subito. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!